Conobbi Pasolini in occasione del mio film Il Gobbo nel 60. Lui era stato uno degli sceneggiatori insieme a Ugo Pirro e Vincenzoni e mi venne naturale, osservando il suo volto così duro, segnato, malgrado la dolcezza poi invece del suo carattere, di proporgli anche un piccolo ruolo nel film. Lui lo fece volentieri anche perché aveva interesse a seguire. Stava per fare, progettava già il suo primo film a Cattone, aveva interesse a seguire, a stare in un set, proprio vivendo giorno per giorno quelli che sono i problemi del set. Infatti, a parte i momenti in cui recitava, era molto curioso, stava vicino al direttore della fotografia per capire bene gli obiettivi, vicino anche alla segretaria di edizione per vedere in anticipo i problemi che poi preludono al montaggio, quindi si stabilì insomma un rapporto molto cordiale. Poi lui fece a Cattone, che mi piacque moltissimo, e alcuni anni dopo, nel 67-68, quando io feci un western, Requiescant, gli proposi di nuovo un ruolo che lui fece molto volentieri, malgrado fosse diventato un autore molto importante. Perché comunque vedersi sullo schermo, come del resto ha fatto in molti suoi film, era una cosa che a lui piaceva, che lo divertiva. Lo trovai naturalmente molto più maturo, autorevole, per esempio aveva un certo fastidio se io volevo inquadrarlo un po' dal basso, per dire, insomma, perché a volte ci sono queste scelte. E lui invece che amava già un tipo di inquadratura che vediamo sempre nei suoi film, così molto simile alle icone, una visione sempre frontale, possibilmente frontale, non senza inclinazioni particolari, insomma, era già un autore che si prestava a fare l'attore, ma si sentiva che aveva già un suo stile, insomma, un suo stile autorevole. Medea è uno dei film più significativi di Pierpaolo Pasolini, sia per il racconto che attinge al mito attraverso la tragedia greca, sia per il rapporto che Pasolini ha sempre stabilito tra l'attore, la presenza umana e il paesaggio. Il paesaggio in Medea ha un'eloquenza che forse poche volte nel suo cinema è stata raggiunta. Direi che è protagonista insieme alla figura umana. Questo paesaggio arcaico, quasi un paesaggio che può evocare una terra appena lasciata dal diluvio universale. E questo certo accompagna in maniera molto intensa la figura e il destino di Medea, che a sua volta è addirittura, rispetto alla corte in cui si inserisce, un personaggio diverso, un personaggio barbarico, un personaggio verso il quale c'è da parte di questa corte più civilizzata sospetto e diffidenza. E questo è senz'altro, io credo, detto in maniera eloquente anche appunto dal background, dalla scena che è dietro i personaggi e che è dietro Medea. Del resto, Pasolini con Medea forse porta al massimo di chiarezza quello che è il suo stile, il suo discorso, che è cominciato con Accattone, col primo film. Pasolini, partendo da Accattone, con quei valori appunto che connotano già un distacco da ogni visione naturalistica, cioè non c'è più cronaca, cioè nel personaggio moderno, ecco in Accattone, con la musica di Bach, già si sente il distacco dal naturalismo e verso un cinema che diventa apologo, che diventa metafora. E questo discorso Pasolini lo porta con coerenza assoluta in tutto il suo cinema e lo evolve, lo sviluppa in modo con una coerenza, ripeto, che è raro trovare nel
nel cinema in generale, insomma, e che lo si ritrova appunto soltanto nei grandi autori. Il percorso non ha mai delle esitazioni, non ha mai, è un percorso di ricerca, cioè non è che Pasolini ripeta se stesso. Questo discorso di distacco dal naturalismo, di usare la macchina da presa, il cinema, come qualcosa, come la parola, come qualcosa che interpreta e offre metafore, offre fabule che vanno più in profondità nell'interpretazione della realtà, ha tante, ha le sue tappe fondamentali, insomma, il Vangelo, ecco, il Vangelo. Secondo Matteo è un'opera che anche lì ci fa vedere in maniera completamente diversa dall'iconografia a cui ci avevano abituato i film e gli autori che si erano avvicinati al Vangelo, alla figura di Cristo, ed è una tappa importante di questo percorso. Uccellacci e uccellini, dove viene creato questo cortocircuito tra una figura come quella di Totò e di nuovo il mondo popolare romano, la ricotta, eccetera, sono tutte tappe che, non dico si concludono, si concluderanno poi in Salò, eccetera, ma che hanno in Medea un capitolo fondamentale. Io credo che faccia parte dello stile di Pasolini proprio questo voler rimescolare le carte anche dal punto di vista di quelli che sono e che devono essere i volti nel cinema, cioè quali attori, ecco, presi dalla strada oppure addirittura si arriva ad attingere all'opera lirica. Maria Callas è una figura fondamentale del teatro lirico, e poi ecco ad un grande attore che ha attraversato tutte le fasi del cinema italiano, dal neorealismo, primo film Ossessione, ma anche La Corona di Ferro, eccetera, e Massimo Girotti è un attore che attraverso il quale si può raccontare tutto il cinema italiano, e però legato, ecco, legato al realismo oppure al film storico moderno, insomma, ecco, Senso di Visconti, e lui lo utilizza fondendolo intanto appunto a un paesaggio arcaico, ai toni della tragedia, all'immagine di Maria Callas che viene invece dal teatro lirico e ad immagini di altri attori che provengono da esperienze completamente diverse. Credo che questa mescolanza delle carte sia proprio un dato caratteristico del cinema di Pasolini e che in questo lui abbia trovato il modo per far arrivare il suo stile ad un pubblico anche molto largo, provocandolo, ecco, dicendo, metto insieme Massimo Girotti, che è il grande cinema italiano anche dell'epoca neorealistica, la Callas e poi alcuni presi dal vero. Questo è un gioco che Pasolini fa volentieri e che connota proprio il suo cinema.